Zorro. La cosa particolare di questo brano è che le mani si devono muovere abbastanza, un po' su e giù, un po' destra-sinistra. La mano che si muove più di tutte è sicuramente la mano sinistra, ma anche la destra a un certo punto dovrà spostarsi. Vediamo la posizione di partenza. Già nella posizione di partenza noi ci siamo un po' spostati verso destra rispetto alla posizione normale. Questo che è il nostro do centrale è occupato dal dito numero 4 della sinistra. Quindi la mano sinistra inizialmente è sistemata sulle note si, do, re, mi, fa. Subito accanto c'è la mano destra che parte con il suo pollice dal sol e sta sopra le note sol, la, si, do, re. La frase principale, quella importante, è della mano destra e la prima frase è questa. Mentre la mano destra suona questa frase, la mano sinistra deve suonare prima Do e Mi, poi Si e Fa, di nuovo Do e Mi. Io leggo sempre le note partendo prima da quella che sta più a sinistra e poi quella più a destra, quindi Do Mi vuol dire che il Do è a sinistra e il Mi è a destra. Appena la sinistra ha finito di suonare queste sue note, deve spostarsi per suonare questo Do quassù. Infatti sullo spartito si vede che c'è scritto mano sinistra sopra. Cosa vuol dire? Che la sinistra scavalca, passa sopra alla mano destra per andare a suonare questa nota qua in alto. La mano destra nel frattempo rimane al suo posto tranquilla. Quindi questa parte con le due mani insieme viene così. Questa seconda parte è esattamente uguale a quella che abbiamo appena suonato. Si ripete quindi lo stesso passaggio anche con la mano sinistra che scavalca la destra. A questo punto, nelle quattro battute successive, c'è una unica frase della mano destra, che quindi è molto lunga, infatti c'è una legatura che attraversa tutte e quattro le battute e che quindi deve essere suonata tutta unita con le note più legate possibile fra di loro. Bene, vi faccio notare di queste quattro battute, le ultime due hanno questa piccola semifrase, chiamiamola così. Questa poi ci sarà utile perché verrà ripetuta e quindi sarà utile ricordarsi com'è. Nel frattempo, mentre la mano destra ha tutta questa sua frase molto lunga, la sinistra continua con le sue note e come prima Do Mi si fa, ancora Do Mi e poi una piccola differenza. Non più Si e Fa, ma Do e Fa. Dopo di nuovo Do Mi, si fa, Do Mi. Mettendo insieme queste due mani, cosa che si nota è che mentre quando prima abbiamo suonato il Do e il Fa insieme avevano un suono che ci sembrava un po' strano, quando poi abbiamo messo insieme anche la mano destra non è più stato un suono strano, ma ha assunto un suo significato. Benissimo, ora vorrei ritornare un momento a quella piccola semifrase che abbiamo fatto prima.
che vi ho fatto notare prima. Bene, dobbiamo ripetere esattamente questa stessa frase, ma con le due mani che si spostano a destra di un'ottava, cioè di 8 note. Per fare questo spostamento nel modo più semplice, più tranquillo possibile, basta guardare una cosa. I nostri due pollici, che sono uno accanto all'altro, stanno appoggiati sul Fa e sul Sol. Io sposto le mani, meglio ancora se i due pollici si toccano insieme, così sono sicuro che le mani si spostano proprio contemporaneamente e si spostano dello stesso spazio, diciamo. Dopo aver finito questa prima parte, si spostano e finiscono nuovamente sul Fa e sul Sol. È abbastanza semplice. Guardo dove devono andare a finire le due dita. Fa Sol, Fa Sol. Prima faccio qualche volta delle prove per vedere se questo spostamento funziona. Dopodiché passo a suonarlo direttamente. Allora, riparto da quel piccolo pezzetto di frase che vi avevo chiesto di ricordarvi della mano destra. Mi sposto e lo risuono. Torno alla posizione di partenza e lo suono la terza volta. Quindi suono una volta nella posizione normale. Mi sposto, lo suono ancora, ritorno alla prima posizione e lo suono la terza volta. Quindi a questo punto faccio tutto il brano dall'inizio alla fine.